Sotto l'aspetto di un poema cavalleresco, in realtà quest'opera è un poema alchemico. Raimondo di Sangro, principe di San Severo, ha gettato i semi della massoneria e dell'illuminismo a Napoli e sappiamo bene che almeno all'inizio le due cose sono perfettamente coincidenti. Una tradizione lega il mondo del vulcano, la parte del fuoco, con il sangue, anch'esso fuoco, nella tradizione egizia. Presente nella città di Napoli, ancora oggi, il lunedì in Apis. Non c'è nessun campo dove Napoli non abbia brillato nell'antichità, nel passato. Apave, Satanas! Maledetta canaglia pagana! Squazzavo nei piaceri e mi ero completamente abbrutito. Quando arrivai a Napoli, scesi a terra. E lì c'era il rosso. E capii di essere finito nelle mani del maligno. Solo a Napoli. Tornai in qualche misura a sentirmi a mio agio. Paracelso, lo studio della matrice, la matrice è l'utero, è anche la scienza dell'origine, della genesi del mondo. La cosa spettacolare è che l'utero, anche se non sembra, ma l'utero e i vasi fanno parte di un unico disegno che è sopravvissuto dal 1750 ad oggi. È chiaramente un voler rimarcare un passaggio da una prima dimensione ad una seconda dimensione. Il genius loci di un luogo è l'insieme delle energie telluriche di questo luogo e anche delle energie che le persone che hanno frequentato questo luogo vi hanno portato.